momento in Washington dopo un lungo forte che sono destinato potere, questo potere è solo un momento di forza. Non abbiate paura, permettete a Cristo di parlare al mondo. Merito anche direi e soprattutto del momento. Le ferite non si sono ancora rimarginate. Per quanto lontani nel tempo, i ricordi restano come una memoria indelebile. Per l'America costituiscono un ammonimento permanente. Il Vietnam, una guerra di terzo ordine che ha messo in ginocchio la potenza più grande del mondo. Ma tu cosa ne pensi di questo coinvolgimento in Vietnam? È una sporca guerra, un disastro. Ci siamo infilati in una brutta situazione e non so come ne uscire. Ancora oggi, quelle immagini proiettano un'ombra sul passato di un intero paese. Non vedo proprio come possiamo tirarcene fuori, ora che ci siamo dentro fino al collo. Vale la pena di restare, ma non saprei proprio come andarmene. Un paese messo alle corde da una politica che solo 15 anni prima era sembrata in grado di conquistare il cuore di tutti gli americani. Che ogni nazione del mondo, amica o nemica, sappia che siamo pronti a pagare qualsiasi prezzo, a portare qualsiasi peso, a sopportare qualsiasi durezza, a intervenire a sostegno dei nostri alleati o contro i nostri oppositori, pur di assicurare la sopravvivenza e il successo della libertà. Sarà questo il prezzo da pagare: la morte di 58.000 soldati americani e di centinaia di migliaia di vietnamiti. Il coinvolgimento dell'America nel sud-est asiatico ha inizio con Eisenhower e viene poi proseguito da Kennedy. Ma quel conflitto nell'immaginario collettivo resterà per sempre la guerra di Lyndon Johnson. E di questo parliamo oggi, degli anni di Lyndon Johnson alla Casa Bianca, della sua guerra, la guerra in Vietnam. Una guerra che ha lacerato per sempre la coscienza americana e che noi oggi possiamo rileggere in qualche modo con un documento molto, molto particolare. Le telefonate originali di Lyndon Johnson registrate nell'ufficio ovale della Casa Bianca. Ecco, quella che sentite è la voce originale di Johnson, mentre quella che vedete è una ricostruzione effettuata dagli autori di questo documentario. Naturalmente noi queste telefonate ve le faremo ascoltare in italiano, ma quello che sentite sotto, lo ripetiamo, è la voce originale di Lyndon Johnson e dei suoi più stretti collaboratori. E il nostro racconto inizia il 22 novembre del 1963, il presidente degli Stati Uniti John Kennedy è ucciso a Dallas. A succedergli alla Casa Bianca è il suo vice, Lyndon Johnson. Novembre 1963. La morte di John Fitzgerald Kennedy è anche la fine del sogno di una nuova frontiera per l'America. Eppure, solo un anno prima, con la crisi dei missili a Cuba, Stati Uniti e Russia si erano trovate sull'orlo della Terza Guerra Mondiale. Per Lyndon Johnson, divenuto il 36esimo presidente americano, l'omicidio di Kennedy è collegato a qualcosa di molto più complesso. Ho sempre pensato che la decisione più importante da prendere sia chi debba essere il presidente degli Stati Uniti d'America. In quel momento pensai che i comunisti volessero attaccarci. Subito dopo l'uccisione del nostro presidente, mi chiedevo chi sarebbe stato il prossimo a venire colpito dalla mano dei comunisti.
Anche cosa stava succedendo a Washington e quando sarebbero arrivati i primi missili. Sentivo aria di cospirazione e quasi tutti intorno a me condividevano questo sentimento. Il conflitto in Vietnam è anche un figlio della Guerra Fredda. È il tempo di uno scontro tra le superpotenze, il tempo in cui una fragile pace viene mantenuta dalla reciproca minaccia di attacco che incombe sia sugli Stati Uniti che sull'Unione Sovietica. Mr. Speaker, the President of the United States. Con grande esperienza, Johnson guida gli Stati Uniti fuori dall'incubo della morte di Kennedy. Il presidente rassicura la nazione. È sua volontà continuare sulla strada del suo predecessore. Il 20 gennaio del 1961, John Fitzgerald Kennedy disse ai suoi connazionali: cominciamo. Oggi, in questo momento di decisioni così importanti, vorrei dire a tutti gli americani: andiamo avanti. Ma cosa significano quelle parole rispetto al Vietnam? Mentre l'America intera è in lutto, il Vietnam è in tumulto. 2 novembre 1963, tre settimane prima della morte di Kennedy, a Saigon viene ucciso il presidente sudvietnamita Ngo Dinh Diem. Nei giorni che seguono, una folla enorme prende d'assalto le strade della città. L'omicidio di Diem è il culmine di una strategia promossa e sostenuta dall'amministrazione Kennedy. L'America spera che rimuovere Diem possa invertire il corso della guerra. Il calcolo americano si rivelerà un tragico errore. Anziché dare nuovo impulso alla guerra contro il nemico comunista, il Vietnam del Sud precipita in uno stato di totale anarchia. A Johnson spetta il compito di cercare di porre rimedio a questa tragica mossa. Da vicepresidente si era opposto al golpe, ma era stato ignorato. Ora, insediatosi nella sala ovale, di una sola cosa è sicuro: quella guerra non la vuole combattere. Primavera 64, Johnson confida al senatore Richard Russell, suo amico e mentore, il timore che il conflitto in Vietnam si riveli un disastro senza precedenti. Come va, signor presidente? È un momento terribile. Ho così tanti guai. Ma tu cosa ne pensi di questo coinvolgimento in Vietnam? Vorrei parlarne un po' con te. È una sporca guerra, un disastro. Non credo di esagerare se dico che ci siamo infilati in un bel pasticcio. E non vedo come potremo uscirne senza affrontare una guerra con i cinesi. Ci siamo invischiati in quelle terribili giungle e quelle dannate risaie. Non so proprio cosa dobbiamo fare. La nostra situazione sta peggiorando. Sembra che più facciamo per loro e meno loro lo apprezzano. È un disastro. Non credo che gli americani fossero preparati all'idea di mandare le nostre truppe laggiù. Se ci fosse la minima possibilità, me ne andrei subito. Ma quanto è importante per noi? Non credo che sia importante. Il problema però è che ci siamo dentro fino al collo. Ma un presidente che se ne tirasse fuori rischierebbe l'impeachment, non credi? Proprio non riesco a immaginare un modo indolore di tirare via le nostre truppe da lì. Mi creda, sarà l'avventura bellica più dispendiosa della nostra storia. Ci sentiamo presto. Ti abbraccio. A presto. È chiaro che Johnson ha paura dell'impeachment, ma a provocarlo sarebbe non la scelta di entrare nel conflitto, ma quella di uscirne. Confida ai suoi amici la certezza che il paese non gli perdonerebbe mai una simile debolezza e che si sente intrappolato sia dalla storia che dal calendario politico. Il 1964 in America è l'anno delle elezioni. Johnson sa bene che consegnare il Vietnam del Sud nelle mani dei comunisti sarebbe politicamente un suicidio. Nello stesso tempo è sua intenzione che l'America viva in pace. Deve dare sufficiente tempo al Congresso per approvare il suo ambizioso programma sociale. Johnson dunque si gioca la presidenza sulla capacità di gestire una crisi sulla quale, in realtà, non ha alcun controllo. Sì? Il signor Bundy sulla linea 1. Johnson, abile manovratore in politica interna, si rivolge al consigliere per la sicurezza nazionale McGeorge Bundy per essere guidato negli affari esteri più complessi. Qual è la sua opinione, signor Presidente? Dovremmo forse rimanere in sospeso finché non ci sia una minima speranza per poi... Non riesco a credere che non possiamo portare là 15.000 consiglieri e mantenere lo status quo per 6 mesi.
Sono certo che possiamo fare questa mossa se la facciamo bene. Il mio problema è che non ne so abbastanza. Neanche io. Mi sembra di capire che non siamo molto bravi nella guerriglia terrestre così come lo siamo invece in aria. Sono d'accordo con lei, signor Presidente. Non credo che abbiamo uomini a sufficienza che sappiano cosa significhi combattere una guerriglia e una controguerriglia. Voglio dire, non abbiamo forze speciali a sufficienza. Dovrebbe spiegare a Westmoreland in modo molto chiaro che tipo di guerra stiamo combattendo, che bisogna rafforzare le truppe e muoversi verso nord e che il tutto va fatto con grande attenzione. È giusto. Bene. Nella telefonata, Johnson fa riferimento ai più di 15.000 uomini dispiegati in Vietnam e alle operazioni decise allo scopo di spostare la guerra verso il Vietnam del Nord, senza però lasciare tracce che possano ricondurre a Washington. La segretezza riguardo alle operazioni è dovuta al fatto che nel 64 gli americani presenti in Vietnam non sono lì in qualità di combattenti, ma ufficialmente solo come consiglieri. Per gli americani, sotto il comando del generale William Westmoreland, è sempre più difficile evitare di essere coinvolti in vere operazioni di guerra. Gli americani uccisi sono 260 e giorno dopo giorno il nemico guadagna sempre più terreno. La conservazione dello status quo sembra non portare altro che sconfitte. Tra i collaboratori di Johnson il più preoccupato sembra soprattutto Robert Kennedy. Dopo la morte del fratello John, Bob Kennedy è rimasto al Ministero della Giustizia, sebbene sia chiaro a tutti che tra lui e Johnson non corre buon sangue. Kennedy ritiene che il Vietnam macchierà per sempre l'onore dell'America e anche la memoria del fratello. È inoltre convinto che Johnson presti troppo ascolto ai generali e che sia ormai costretto a intraprendere una guerra dalle conseguenze disastrose. Pronto? Il ministro della giustizia è in linea. Parli più forte. Il ministro della giustizia è in linea. Me lo passi. Subito. Buongiorno, signor Presidente. Ho preferito tenermi un po' a distanza dalla questione del sud-est asiatico. Secondo quanto ho potuto constatare nei due incontri al Consiglio Nazionale della Sicurezza, mi è sembrato che si insista un po' troppo sull'aspetto militare dell'operazione. Vorrei ribadirle che, secondo me, quella guerra non la vinceremo mai sul piano militare. Dobbiamo cercare di vincerla politicamente, senza sganciare bombe o inviare altri aerei. Alla gente non interessa un nostro coinvolgimento militare. Sono d'accordo con quello che dici. Non siamo ancora pronti per una dichiarazione di guerra, né ad una guerra per ordine esecutivo. Spero di vederti presto, magari insieme a Bondi, quando anche lui tornerà. Non vorrei mettermi in una situazione che... In qualche modo ci sei già dentro. Abbiamo bisogno di te e tutti dobbiamo avere la capacità e l'esperienza. E non lo direi se non lo pensassi. Anzi, ti sono molto grato, davvero. Non credo che ci sarà nulla in grado di separarci. Lo dico sinceramente. Sono io stesso che voglio che tu partecipi in prima persona. La ringrazio. Molto bene, Bobby. A presto. Paolo Garimberti, columnist di Repubblica, grande conoscitore degli Stati Uniti. Allora Paolo, quali erano i veri rapporti tra Johnson e Bob Kennedy? Cattivi. I Kennedy non avevano mai amato quel vicepresidente che era l'opposto per carattere, troppo, per diversi, modi, troppo diverso, per origini e per tutto. E quindi i rapporti poi da Johnson presidente con Bob Kennedy come ministro erano molto difficili. Senti, ma è vero che Johnson non si fidava di lui, Johnson? Johnson non si fidava certamente di Bob Kennedy, però dalla telefonata che abbiamo sentito si capisce una cosa, cioè che i Kennedy erano stati in fondo ingannati dalla CIA su quello che poteva essere l'esito del Vietnam. Loro erano convinti che il problema vietnamita si potesse risolvere con servizi segreti, con operazioni coperte. Colby, che poi divenne il capo della CIA e che era operativo in Vietnam allora come agente sul terreno, era uno di quelli che l'aveva convinto di questa ipotesi. A questo punto Bob Scoprano. Kennedy si sente come tradito dalla CIA e dice cambio idea, tant'è vero che poi Ted Kennedy a lungo andare diventerà un grande oppositore della guerra. Senti, però la guerra in Vietnam non l'ha iniziata Johnson, l'ha iniziata John Kennedy. Assolutamente. Ecco, abbiamo sentito. Bob, allora, su che posizione era questa qui che dici, perché pensavo di risolverla così? Beh, abbiamo sentito che appunto Johnson come vicepresidente si era opposto al colpo di Stato voluto dalla CIA e approvato da Kennedy,
e sicuramente anche dal fratello, che era sempre partecipe a tutte le decisioni del Presidente, il golpe contro Diem, operazione che era stata realizzata con successo, ma che poi invece aveva portato al caos. Esito negativo. E quindi Johnson era contro quell'operazione e come Presidente pensava che in realtà quell'operazione fosse stato un gravissimo errore. Ecco, ma torniamo al nostro racconto. Di fronte all'incertezza di Johnson è Bob che decide di prendere l'iniziativa sperando di fermare l'escalation della guerra. È l'aprile del 1964, Bob Kennedy scrive a Johnson per chiedergli di essere nominato lui ambasciatore a Saigon. Il ministro della giustizia è in linea. Al momento sono con delle persone. Volevo solo farti sapere che da quando sono qui non avevo mai ricevuto una lettera più bella della tua. L'ho apprezzata molto. Non credo che tu saresti la persona adatta a quel ruolo, ma penso che potresti essermi d'aiuto nella scelta dell'ambasciatore, e che dovremmo anche scegliere in fretta. Ne riparleremo presto. Nel frattempo volevo farti sapere quanto abbia apprezzato quelle righe e che stanotte dormirò più tranquillo. La ringrazio. Ho apprezzato moltissimo il tuo gesto, più di quanto immagini. Mi fa molto piacere. Ti stimo davvero molto. Grazie. Invece di optare per le colombe come Kennedy, il presidente si rivolge ad un falco come Maxwell Taylor, il capo di Stato Maggiore. Per rappresentare gli interessi americani a Saigon, Johnson vuole un generale a 4 stelle, non un diplomatico. Il presidente comincia a pensare che il Pentagono debba dare il via all'offensiva. Aprile 64, Johnson dichiara al ministro della difesa, Robert McNamara, che l'America è costretta a difendere con le armi il Vietnam del Sud. La posta in gioco, dice, è l'onore del paese e gli americani non accetterebbero mai una sconfitta. Signor Presidente, c'è il ministro McNamara sulla linea 9. Bob. Sì, signor Presidente. Mi dispiace disturbarti, ma... Non si preoccupi. Mi sapresti suggerire qualche nome di qualcuno che sappia abbastanza di guerra da darci dei buoni consigli su come vincere in Vietnam? No, mi dispiace. Beh, cerchiamo di procurarcelo, altrimenti qui prima o poi mi viene un infarto. Mi serve qualcuno che sia in grado di fare un piano di guerra accettabile, che porti giù con sé gli uomini che gli servono, uccida i nemici e chiuda la questione. Se non c'è nessuno adatto nel Consiglio di Difesa, allora trovamene un altro. Farò del mio meglio, troverò qualcuno che faccia il caso suo. Grazie, Bob. Questa conversazione è in perfetto stile Johnson. Può darsi che il presidente non volesse il conflitto. Di certo però è abituato a vincere e non concepisce l'idea che l'esercito americano sia messo sotto scacco da un'armata di contadini. Luglio 64. McNamara arriva in Vietnam per cercare di raddrizzare le sorti della guerra. I suoi informatori lo ragguagliano circa la momentanea sconfitta che l'America e il Vietnam del Sud stanno registrando. Il 1 febbraio Johnson ha approvato il piano O-Plan 34A, che prevede l'utilizzo delle forze speciali sud-vietnamite sotto diretto controllo americano per lanciare contrattacchi all'interno del Vietnam del Nord. L'operazione viene finanziata interamente dagli Stati Uniti, ma una volta in Vietnam, McNamara definisce queste azioni di guerriglia occulta poco più che punture di spillo. Saranno anche scelte tattiche come questa ad avere risultati disastrosi per gli Stati Uniti. Infatti quella del Vietnam sarà per gli Stati Uniti un vero e proprio disastro militare e politico, ma Johnson ormai è in gioco e non può più tirarsi indietro. È il 31 luglio del 1964, la situazione in Vietnam comincia a farsi sempre più critica. 31 luglio 1964. Una nave di pattuglia lascia il porto sud-vietnamita di Da Nang con rotta a nord. Il suo obiettivo è raggiungere una postazione radar sull'isola di Hon Me. La missione è controllata dagli Stati Uniti, ma eseguita dalle forze speciali vietnamite. Dal Golfo del Tonchino anche la nave USS Maddox si muove sulla stessa rotta per una missione di intelligence volta a raccogliere informazioni. Entrambe queste operazioni fanno parte del piano O-Plan 34A, studiato per ribaltare le sorti del conflitto. La guerra del Vietnam, mai dichiarata e di cui pochi in America sono al corrente, è già cominciata. Dopo aver sparato un migliaio di colpi contro la postazione radar, la nave di pattuglia vira verso sud a incrociare la Maddox. L'imbarcazione è seguita da 2 navi del Vietnam del Nord.
Il coinvolgimento americano voluto da Eisenhower si sta trasformando ormai in una vera e propria guerra. La USS Maddox calibra la propria artiglieria ed apre il fuoco. La prima battaglia navale tra gli americani e le forze comuniste vietnamite si risolve senza troppe difficoltà. Gli statunitensi non subiscono danni, i vietnamiti registrano l'affondamento delle due navi. Lyndon Johnson opta per un'escalation militare, la sua pazienza comincia ad esaurirsi. Vorrei dare l'impressione che noi saremo fermi e risoluti in ogni caso, ma senza espormi troppo. Fino ad ora la gente mi chiama piena di entusiasmo sulle nostre operazioni, ma allo stesso tempo vuole essere rassicurata che noi saremo sempre in grado di rispondere con fermezza. Dobbiamo dare l'impressione che se qualcuno ci colpisce, prima o poi sarà colpito. La USS Maddox fa rotta per tornare al confine delle acque territoriali nord-vietnamite. Con questa mossa, gli americani vogliono provocare un secondo attacco. McNamara si precipita nella sala crisi nei sotterranei del Pentagono. È qui che si gestiscono tutti i conflitti che coinvolgono le forze armate degli Stati Uniti. La sala ovviamente è chiusa ai fotografi e alle telecamere. Questa che vedete è una ricostruzione realistica di ciò che vi accadeva. In questa sala McNamara incontra i più alti ufficiali in grado che gli presentano una lista di obiettivi. Se solo i nord-vietnamiti cercano un nuovo scontro, gli americani sono pronti a colpire. Il ministro McNamara è in linea. Signor Presidente, noi abbiamo qui foto, analisi, cifre riguardo alle missioni, alle bombe. Per gli obiettivi da colpire in Vietnam del Nord è tutto pronto. Secondo le nostre stime, il 70% del petrolio vietnamita è concentrato in 3 depositi che possiamo bombardare quando vogliamo. Oltre a ciò, siamo in grado di localizzare altri siti di una certa importanza sui quali abbiamo fatto ricerche negli ultimi mesi. Ad esempio, c'è un ponte che è un passaggio chiave della ferrovia a sud di Hanoi, la cui distruzione è alla nostra portata. Poi ci sono anche altri obiettivi altrettanto prestigiosi. Quella che avete appena sentito tra Johnson e McNamara, il suo ministro della difesa, è la telefonata chiave. Quella che segna il punto di non ritorno. È domenica 3 agosto 1964, nel Golfo del Tonchino, sta per scoppiare la guerra in Vietnam. Domenica 3 agosto 1964. Nel Golfo del Tonchino, la Turner Joy si unisce alla Maddox. Una seconda portaerei, la Constellation, si affianca alla Ticonderoga, già in azione. L'America ora dispone di tutte le forze necessarie per colpire la lista degli obiettivi decisi da McNamara. Il coinvolgimento ormai è totale. Nelle 24 ore successive, gli Stati Uniti si ritroveranno a tutti gli effetti in guerra, una delle più decisive per la sua storia. È una notte scura nel Golfo del Tonchino. La Maddox e la Turner Joy sono ferme da più di 18 ore, pronte all'attacco. Al Pentagono, nella sala crisi, c'è lo stato di massima allerta. Gli ufficiali si chiudono in riunione. Da un momento all'altro aspettano brutte notizie. Il comando americano sa che il Vietnam del Nord vuole vendicarsi dell'incidente di 2 giorni prima. Un secondo attacco è inevitabile, già scritto. Operatori sonar riportano la presenza di torpedinieri in acqua. La Turner Joy e la Maddox aprono il fuoco nel buio più totale. Il nemico è solo un puntino sullo schermo radar. Alzatisi in volo dalle portaerei, i piloti lanciano razzi di segnalazione per illuminare e localizzare il nemico. Il ministro McNamara sulla linea 90. Sì, Bob. Signor Presidente, abbiamo appena saputo dall'ammiraglio Sharp che il cacciatorpediniere è sotto attacco dai siluri nemici. Ma che stanno facendo gli aerei mentre viene attaccato il cacciatorpediniere? Secondo le nostre informazioni, stanno osservando. Non saprei dirle però se lo fanno attraverso il radar o altro. Credo che osservino via radar. 2 imbarcazioni non identificate e 3 aerei di sostegno nelle vicinanze dei cacciatorpedinieri. L'attacco dura 2 ore. Poi, il silenzio.
nessuno dei due cacciatorpedinieri americani subisce danni rilevanti. All'alba, sul mare, non resta alcun segno dello scontro. Niente porterebbe a pensare che ci sia stata una battaglia. Gli aerei fanno ritorno a bordo delle navi. I piloti vengono ascoltati dagli ufficiali. Nessuno sostiene di aver mai avvistato il nemico. 4 agosto 64. Il capitano della Maddox, John Herrick, invia un messaggio urgente. I contatti precedenti con il nemico e gli attacchi dei siluri sono da ritenersi piuttosto dubbi. Ma a quel punto alla Casa Bianca succede qualcosa di incredibile. Nessuno, infatti, informa Johnson dei dubbi espressi dal comandante della Maddox. Di lì a poche ore il presidente degli Stati Uniti comunica al paese la sua decisione di bombardare il Vietnam del Nord. Ma quella decisione si basa su uno scontro che forse non è mai avvenuto. Ecco Paolo, ma è davvero credibile che Johnson non fosse stato informato? No, a me pare che non sia credibile, non lo sapremo mai se è vero o non è vero che non sia stato informato. Mi pare assolutamente incredibile e credo che McNamara tutto sommato fosse un ministro fedele che non nascondesse le cose al proprio presidente, sarebbe stata una cosa gravissima. E quindi lui ha fatto finta? Beh, abbiamo sentito prima che Johnson ormai si sentiva condannato a farla questa guerra, non la voleva fare, però a un certo punto si è sentito condannato a farla. Quindi non faceva differenza per lui sapere o non sapere? Appunto. Ecco, ma torniamo allora a quelle ore drammatiche. Johnson telefona a un rappresentante del Texas al Congresso, ma fate attenzione alle sue parole. Johnson infatti in questa telefonata sembra, oppure dà a intendere, ma sembra veramente assolutamente convinto che quell'attacco nel Tonchino sia realmente avvenuto. Johnson telefona ad un rappresentante del Texas in Congresso. Ci sarà sicuramente una ritorsione. Più tardi in serata noi faremo un annuncio ufficiale. Chiederemo al Congresso di approvare una risoluzione in nostro appoggio per domani o dopodomani. Beh, come tu sai, alla fine si ottiene quello che si vuole. Oh, perlomeno lo spero. D'altra parte, quando si viene attaccati in mare aperto a 60 miglia dalla riva, bisogna reagire. Non possiamo apparire deboli, specie in una situazione in cui siamo dentro fino al collo. Ci hanno attaccato ieri e anche oggi. Signor Presidente, sta facendo la cosa giusta. Grazie per avermi chiamato. Grazie a te, a presto. Nel frattempo, sulle portaerei, le squadre sono al lavoro per riconfigurare gli aerei per un attacco di terra. Il presidente ha fretta di dare la notizia del bombardamento prima dell'ultima edizione del telegiornale e prima che le bozze dei quotidiani vadano in tipografia. Le troupe televisive arrivano alla Casa Bianca appena dopo le 10 di sera. Per evitare che Hanoi sappia della rappresaglia, Johnson decide di ritardare il suo intervento in televisione fino a quando non sarà sicuro che gli aerei americani sono sopra gli obiettivi. 4 agosto, ore 23:25. Johnson si infila la giacca. Ad attendere la chiamata di McNamara dal Pentagono c'è il consigliere per la sicurezza nazionale, McGeorge Bundy. McNamara telefona quando la maggior parte degli aeroplani è ancora ferma sulle portaerei. Il ministro McNamara è in linea. Salve. Sono partiti 40 minuti fa. Finalmente. Sicuro? Sicuro. Affermativo. Confermato. Confermato. Bene. Tra 10 minuti ci siamo. Sì, è tutto a posto. Siete sicuri che in 10 minuti ci siamo? Non più di 10. Dal vostro punto di vista va bene così? Senza dubbio. Confermato il lancio 40 minuti fa. Grazie, Bob. Grazie a te. Alle 23:30, ora di Washington, Johnson annuncia l'azione di risposta contro il Vietnam del Nord. Nuove azioni ostili contro le forze navali statunitensi nel Golfo del Tonchino hanno oggi indotto questa amministrazione a ordinare operazioni di rappresaglia. La risposta delle forze navali statunitensi contro gli attacchi delle navi di pattuglia comuniste non si è fatta attendere. La rappresaglia americana sarebbe stata giustificata se davvero ci fosse stato un attacco da parte del Vietnam del Nord, ma in realtà quell'attacco non c'è mai stato. Johnson lo avrebbe saputo solo in seguito. Il 4 agosto del 64 non furono attaccate né la Maddox né la Turner Joy. Ma la posta in gioco è il voto del Congresso alla risoluzione di Johnson. E di fronte al Congresso gli uomini di Johnson non hanno dubbi. Il Vietnam del Nord ha attaccato senza provocazione. Lo stesso Robert McNamara si reca di persona in Campidoglio per informare i senatori sulle operazioni militari. McNamara assicura al Comitato per le Relazioni Internazionali che fino a quel momento la Marina degli Stati Uniti non ha mai preso parte ad operazioni belliche, né era a conoscenza di possibili azioni segrete partite da Da Nang.
Stiamo perseguendo una politica di contenimento e credo che ogni cittadino americano debba andarne fiero. Questa politica va tutta a merito del nostro comandante in capo, vale a dire il presidente degli Stati Uniti. McNamara omette di specificare che le missioni sono state tutte condotte dai commandos della Marina americana. In seguito il senatore William Fulbright, capo del Comitato per le Relazioni Internazionali, accuserà il ministro della Difesa di aver deliberatamente ingannato il Congresso. Ma McNamara ottiene il suo scopo. Il Congresso approva la risoluzione di Johnson. Allora Paolo, è McNamara che ha mentito sia a Johnson che al Congresso? No, io non credo. No. Io credo che Johnson, che era un grande lobbista e conosceva benissimo la vita e i processi decisionali del Congresso, avesse bisogno dell'approvazione del Congresso e abbia scientemente architettato tutta questa cosa. Johnson non era uno stinco di santo dal punto di vista politico, e era uno che, a differenza sapeva di Kennedy, quello sapeva quello che faceva, no, a differenza di Kennedy soprattutto sapeva come manipolare il Congresso. Questa è stata la grande differenza tra i due presidenti. Senti, però McNamara in un suo recente documento intervista ha ribadito che anche lui ebbe informazioni sbagliate, insomma che era in buona fede, ci credi o no? Dunque McNamara ha fatto una conversione molto forte negli ultimi tempi, ha fatto una intervista pubblica recentemente a proposito della guerra in Iraq, contro la guerra in Iraq, e ha fatto dei paragoni con il Vietnam e ha detto alcune cose abbastanza forti sul Vietnam. Io credo che lui si sia forse quasi autoconvinto di essere stato ingannato. McNamara però passava per un falco, non passava certo per una colomba, quindi, all'epoca. Certo. In ogni modo, ora Johnson a mano libera perché ha ottenuto il via dal Congresso. Il Congresso dà al Presidente la piena libertà di manovra in Vietnam. Il 7 agosto del 64 Johnson firma la risoluzione del Tonchino. 7 agosto 64, nella East Room della Casa Bianca, Lyndon Johnson firma la risoluzione del Golfo del Tonchino. È una delle ironie più tragiche della storia della guerra del Vietnam. Johnson ha ottenuto un assegno in bianco per una guerra che non ha mai voluto, con il pretesto di un evento che non è mai accaduto. Ma i Viet Cong non si lasciano intimorire. Saigon, 8 agosto 64. I Viet Cong piazzano una bomba all'uscita del teatro Eden a Flower Street. Restano uccisi un americano e 6 vietnamiti. L'ambasciatore americano a Saigon, Maxwell Taylor, trasmette un messaggio a Washington. L'America dovrebbe accelerare i suoi piani di guerra contro il Nord. È esattamente ciò che Johnson non avrebbe mai voluto sentirsi dire. In America è l'anno delle elezioni. Johnson si presenta come il candidato garante della pace. Parlare di un'escalation militare fa solo il gioco del suo avversario politico, il repubblicano Barry Goldwater. Autunno 1964. Il candidato repubblicano Goldwater si lascia sfuggire una battuta. Fosse per lui, non escluderebbe l'uso di armi nucleari in Vietnam. Per Johnson e i democratici è una manna dal cielo. Questa è la posta in gioco. Rendere un mondo migliore dove tutti possano vivere in pace o precipitare nelle tenebre. Lottare per gli altri è un modo per lottare anche per noi. Votate per il presidente Johnson il 3 novembre. La posta in gioco è troppo alta per restarsene a casa. Per Johnson il problema è trovare il giusto equilibrio. Ritirarsi significherebbe apparire debole. Dare il via ad un'escalation, d'altra parte, potrebbe voler dire fronteggiare 1 milione di uomini dell'esercito cinese, pronto ad intervenire. Il pubblico americano ancora lo ignora, ma Johnson sa che in Vietnam l'America ha già perso 250 uomini e che questa cifra è destinata a crescere. Come vostro presidente, mi occupo ogni giorno dei problemi che riguardano la vostra libertà e la pace nel mondo. C'è chi sostiene che dovremmo andare a bombardare il Vietnam del Nord e distruggere le loro linee di rifornimento. Ma ciò porterebbe a un'escalation della guerra e noi non vogliamo che dei ragazzi americani muoiano per salvare dei ragazzi asiatici. Non vogliamo neanche essere coinvolti in una guerra contro una nazione di 700 milioni di abitanti, né restare invischiati in un conflitto in Asia. Non cominceremo un'altra guerra, ma non lasceremo incompiuto ciò che abbiamo cominciato. Il
In realtà però i ragazzi americani sono già in Vietnam e anche in numero consistente. Il coinvolgimento di soldati americani in operazioni di guerra aumenta di giorno in giorno, sebbene ufficialmente in Vietnam essi siano ancora solo dei consiglieri militari. Elicotteri statunitensi trasportano i soldati sudvietnamiti al fronte. Gli istruttori americani si muovono assieme alle truppe del Vietnam del Sud a caccia di Vietcong. Eppure Johnson continua a ripetere al mondo di non avere alcuna intenzione di innescare un'escalation. Ma le notizie dal fronte sono sempre peggiori. Le perdite nel sud sono ingenti e in continuo aumento. Dal suo ranch in Texas, Johnson viene aggiornato dal suo ministro della difesa. Dimmi, cosa pensi dei rapporti di oggi? Da quello che leggo, la situazione mi sembra pessima. La situazione non è buona affatto, signor Presidente. Anche se non è cambiata molto dagli ultimi giorni. Io però penso che nel giro di qualche settimana ce la potremmo fare a penetrare nel nord. Di certo è un momento difficile. Non penso che nelle settimane a venire possiamo fare molto altro. Comunque non direi che siamo al collasso. Dopo le elezioni dovremo affrontare questo problema in maniera adeguata. Il massimo a cui l'amministrazione Johnson può aspirare è contenere il nemico fino alle elezioni. Nel farlo, però, deve bloccare ogni richiesta dello Stato Maggiore della Difesa di ulteriori attacchi contro i nordvietnamiti per evitare un'escalation e dare forza alla campagna di Goldwater. Ma anche questa strategia sembra destinata a fallire. 15 settembre 64. Il Pentagono informa il presidente che oltre ai ripetuti attacchi contro la Maddox avvenuti 5 settimane prima, un cacciatorpediniere americano è stato attaccato da imbarcazioni nordvietnamite nel Golfo del Tonchino. Abbiamo motivo di pensare che ci sia stato un attacco e che sia intenzionale. Un attacco contro i nostri cacciatorpedinieri ad opera di 4 navi dei comunisti. Le nostre navi hanno risposto al fuoco e sembra che abbiano colpito una loro imbarcazione. Il vero problema non è tanto se li abbiamo attaccati o se riusciamo a sconfiggerli. Il problema è quali azioni intraprendiamo se l'attacco si dimostra davvero intenzionale. I capi di Stato Maggiore sono in fibrillazione. Ok. Lo Stato Maggiore chiede all'unanimità di contrattaccare con un bombardamento massiccio sul Vietnam del Nord. Johnson, al contrario, chiede di essere più cauti. Bob, mi sembra che la facciamo un po' troppo facile con la questione degli attacchi. Io desidererei maggiore cautela. Voglio sapere se quegli attacchi ci sono stati davvero o se è un'invenzione. Non vorrei urlare al lupo al lupo. Mi sembra che abbiamo già creato abbastanza allarme su degli attacchi che in realtà non sono mai avvenuti o che sono avvenuti in forma assai minore di quanto pensassimo. Prima ci dicono che siamo stati attaccati, poi scopriamo che forse non ci hanno attaccati affatto. Come ho già detto, ci può essere stato un attacco intenzionale o un coinvolgimento sostanziale, sono due cose diverse. Che vuol dire coinvolgimento sostanziale? Abbiamo iniziato noi e loro hanno semplicemente risposto. Sono rimasti lì per un'ora circa all'inizio. Se abbiamo attaccato noi, sono giustificati. Durante tutta la notte lo Stato Maggiore si riunisce per preparare una lista di obiettivi, ma Johnson insiste nella cautela. Prima vuole le prove che l'attacco sia avvenuto davvero. Devo prendere una decisione entro questa sera e farò il mio dovere fino in fondo. Risponderò loro come meritano, ma prima vorrei essere certo che lo meritino. Se non mi tirano fuori uno straccio di prova che c'è stato veramente un attacco, non mi viene assolutamente in mente di dare il via a bombardamenti senza senso. Passano 12 ore. Johnson ordina alle truppe di stare ferme. Nessun attacco verrà eseguito contro il Nord, almeno fino alle elezioni. 1 novembre 64. I Vietcong colpiscono una seconda volta e a sole 48 ore dalle elezioni americane. Questa volta l'attacco è mortale e viene eseguito contro una base militare americana a Bien Ho, una 20 chilometri a nord di Saigon. Sei piloti restano uccisi, mentre un elicottero e 6 aerei B-57 vengono distrutti. L'ambasciatore americano a Saigon, Maxwell Taylor, raggiunge il generale Westmoreland per una prima valutazione dei danni. È
Entrambi sostengono la necessità di riprendere gli attacchi nel Vietnam del Nord. Johnson ancora una volta è in disaccordo. In privato chiede al suo consigliere militare, il generale Earl Wheeler, di essere paziente, di attendere almeno altre 48 ore. Dopo le elezioni, dice, potrà prendere una decisione più serenamente. Tre novembre 64. Per Johnson si preannuncia un trionfo senza precedenti. La politica di Goldwater, tutta impostata sull'escalation militare in Vietnam, è stata clamorosamente bocciata dagli elettori. C'è il signor Bond in linea. Buone elezioni, signor Bond. Come va? Bene, ora le passo al presidente. Come vanno le cose? Sembra che sia tutto ok, ci sentiamo in gran forma. E lei? Deve essere stato un giorno lunghissimo. Sono davvero distrutto, esausto. La schiena mi fa male. Mi rendo conto solo ora di tutto il lavoro che ho fatto in questi giorni. Forse ho esagerato. Ma che si dice dalle tue parti? Riguardo a cosa? Vietnam. Niente di particolare. Credo che la sensazione generale è che ci stiamo preparando. Sono convinto però che nessuno possa chiederle di prendere qualsiasi decisione prima di domani. A Washington, nel frattempo, mentre continuano ad arrivare i risultati delle elezioni, gli uomini del presidente sono già al lavoro per preparare un dettagliato piano di guerra. Nel giro di 3 settimane presenteranno il risultato del loro lavoro, una massiccia campagna di bombardamenti ad opera delle forze americane sul Vietnam del Nord. 24 dicembre 64. I Vietcong colpiscono ancora una volta nel cuore di Saigon, distruggendo la residenza degli ufficiali americani all'interno dell'Hotel Brink, uccidendo 2 statunitensi e ferendone altri 38. Bundy invia un memorandum a Johnson. Sostiene che la strategia adottata non può che portare alla sconfitta. L'America non può limitarsi a sostenere le truppe sudvietnamite e a sperare che tutto vada per il verso giusto. Non si tratta di aiutare un alleato, ma di fermare l'avanzata del comunismo. Per il 31 dicembre 64 il numero dei consiglieri militari in Vietnam sale a 23.000 unità. Gli americani morti fino a quel momento sono 140. I morti sudvietnamiti sono 7.000, le vittime fra i Vietcong 17.000. Non sembra intravedersi alcuna fine del conflitto. Mentre in Vietnam non si vede alcuna via d'uscita alla guerra, Johnson vince le elezioni. Il guerriero riluttante, come ama definirsi, resterà alla Casa Bianca per altri 4 anni. È il 21 gennaio del 1965, Johnson presta giuramento come 37esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Se vite americane dovessero essere sacrificate e il nostro tesoro essere dilapidato in paesi di cui conosciamo appena il nome, allora sapremo che è questo il prezzo da pagare per mantenere vive le nostre convinzioni e le nostre alleanze. 2 settimane più tardi quelle alleanze saranno messe a dura prova ed altre vite saranno sacrificate. Questo è Pleiku, 300 km a nord di Saigon, la base aerea distrutta dalla guerriglia comunista vietnamita. Nell'attacco hanno perso la vita 8 americani. La risposta delle forze statunitensi e sudvietnamite è stata pronta. Il consigliere speciale del presidente Johnson per la sicurezza, McGeorge Bundy, è arrivato sulla scena del raid dei Vietcong. Quando è avvenuto l'attacco, si trovava in Vietnam in missione. Da tempo Bundy sostiene che sia giunto il momento di lanciare un attacco aereo sul Vietnam del Nord. L'attacco di Pleiku il 6 febbraio non fa che confermare questa sua idea. Bundy scrive al presidente. La nostra unica speranza giace nella possibilità di riprendere ad attaccare il nord in maniera più massiccia. I rischi di una tale scelta sono accettabili. Il costo di una sconfitta sarebbe incomparabilmente più alto. Il messaggio di Bundy raggiunge la Casa Bianca la stessa sera del 6 febbraio.
Quasi tutti i consiglieri chiedono al presidente di dare una risposta militare all'attacco di Pleiku. Johnson accetta. Il nuovo piano va sotto il nome di Operation Flaming Dart, operazione freccia fiammante. Nel giro di poche ore, 49 aerei della Marina decollano dalle portaerei statunitensi Coral Sea ed Hancock. Si tratta del primo raid aereo dall'incidente del Golfo del Tonchino di 6 mesi prima. Al Pentagono il comando centrale è in allerta. Per tutta la notte gli aerei vengono monitorati mentre si avvicinano al loro principale obiettivo, Dung Hoi, un campo di addestramento della guerriglia Viet Cong, 5 km a nord del 17° parallelo. Al Pentagono c'è anche il vice di McNamara, Cyrus Vance. Signor Presidente, abbiamo le prime notizie delle operazioni su Dung Hoi. Molti edifici nella zona nord sono in fiamme. I danni sono ingenti. Da alcune imbarcazioni sono stati esplosi dei colpi contro di noi, nella zona nord del fiume. Da ciò che ci risulta comunque, gli attacchi procedono piuttosto positivamente. Dove si trovano le navi che hanno sparato? Nella zona del fiume a nord del complesso. Da lì hanno sparato contro i nostri aerei. Un pilota è riuscito a lanciarsi dall'aereo che precipitava. Non so niente più di questo. Per il momento le posso dire che all'appello manca ancora un altro nostro aereo. Queste sono le notizie al momento. Quindi in tutto sono stati abbattuti 2 aerei? Credo di sì, signore. D'accordo, continuo a tenermi informato. Lo farò senz'altro, signore. Ma ad ogni colpo degli americani ne corrisponde uno più duro da parte dei Viet Cong. 2 giorni dopo l'autorizzazione dei raid su Dung Hoi, Johnson viene informato di un'altra azione delle truppe nordvietnamite. Buongiorno, signor Presidente. Come forse ha già saputo, siamo stati nuovamente attaccati. Non lo sapevo. Una caserma nei pressi di una città di nome Bendia. No, scusi, si chiama Quinan. Non sappiamo ancora quantificare i danni, tranne che per i feriti, che sono 21. Purtroppo, però, l'edificio è stato distrutto e quindi temiamo che siano di più. Dove si trova Quinan? Si trova... Nella parte settentrionale del Vietnam del Sud? Tra il centro e il nord del Vietnam del Sud. Nella caserma c'erano solo americani? L'edificio era stato requisito per la manutenzione degli aerei. Era la nostra guarnigione nella zona. Come è successo? Colpi di mortaio? Sembra di no, sembra che si tratti di una bomba. Non è chiaro cosa sia successo. Si dice un'esplosione, parlano di una bomba. Wheeler deve dire a Westmoreland che è ora di cominciare a fare sul serio e di far lavorare i vietnamiti e di far preparare quelli delle portaerei e tutti quelli di cui ha bisogno. Deve dire ai suoi di tenersi pronti. Le istruzioni sono già state impartite dal comandante della flotta del Pacifico. Gli uomini sono allertati. Teniamoli pronti. Se possibile, cominciamo oggi stesso. Va bene. Per 2 giorni e 2 notti, in risposta agli attacchi di Pleiku e Quinan, i jet americani bombardano i Viet Cong. È il punto di svolta della guerra. Il nome in codice del nuovo programma è Rolling Thunder, tuono rombante. I generali vogliono che duri per mesi e che si concluda solo con la capitolazione dei comunisti. Johnson è consapevole dei problemi che questa escalation militare creerà in Campidoglio. Il presidente ha bisogno di alleati politici che lottino a suo fianco, uomini che possano dare un tocco bipartisan alla campagna in atto. Allora Paolo, da una parte Johnson dice non cominceremo un'altra guerra, dall'altra parte invece dobbiamo finire quella che abbiamo cominciato, cioè un po' schizofrenico. Ma soprattutto Johnson può ringraziare, poteva ringraziare in quell'anno di avere come avversario un guerrafondaio come Barry Goldwater, il quale aveva fatto una campagna assolutamente demenziale, parlando appunto addirittura di lanciare un'atomica sul Vietnam, e quindi si era assicurato la rielezione facilmente. Il fantasma senza di Vietnam, sciogliere il nodo però. Senza sciogliere il nodo, ma in realtà lui il nodo l'aveva già sciolto, aveva capito che era inevitabile un'escalation in Vietnam, era la sua condanna in qualche modo. E poi lo sarà anche, vedremo nel 68, certo. Politicamente la sua condanna, perché non si ricandiderà per le elezioni successive. Ma detto questo, Johnson non aveva molta scelta a quel punto per come era stato messo lo scenario. Il problema era che era stata sbagliata sin dall'inizio la campagna vietnamita.
Westmoreland pensava che potevano contenere sul terreno i Viet Cong e piano piano avrebbero tagliato ogni legame tra il nord e il Viet Cong. Cosa che non è cosa stata non assolutamente non sono stati capaci. Anche perché la guerra, e che poi è un problema sempre, lo vedremo anche dopo, degli americani, sempre bombardare, sempre una guerra dal cielo e poca guerra da terra, è difficile vincere. L'obiettivo è come sempre quello di perdere il mio numero di uomini possibile. Poi in realtà il Vietnam è stato, come sappiamo, un'ecatombe. Ma c'è un libro che è il più bel libro che è stato scritto sul Vietnam da un corrispondente di guerra, che si chiama, in italiano è stato tradotto La sporca bugia. In realtà il titolo americano è Bright Shining Lie, ancora più bello, perché dice questa intelligente ma scintillante bugia. In realtà non era tanto intelligente, perché poi abbiamo visto che cosa ha portato. Senti, un'ultimissima cosa. Abbiamo detto che Johnson, l'abbiamo sentito, si definisce un guerriero riluttante. Secondo te è calzante questa definizione o no? Ma lo è assolutamente, perché Johnson in realtà aveva in testa tutt'altro. Lui pensava che il suo mandato presidenziale sarebbe stato ricordato per quello che era il suo programma sociale americano, la grande società l'aveva chiamato, che era una specie di contrasto evidente con la nuova frontiera kennediana. Lui aveva cercato un altro slogan. Certo. Johnson era un uomo del congresso, un legislatore che sapeva, appunto, l'abbiamo già detto, come fare, come manovrare il congresso. E su quello puntava. Lui si puntava è su una grande operazione di riforma della società americana, anche sull'aspetto dei diritti civili e tutto questo quanto. E questo lo vedremo la prossima. E invece si è trovato infognato in questa guerra. Sì. Ecco, comunque, appunto, di tutto questo parleremo nella seconda parte di questa trasmissione, sempre con Paolo Garimberti, che ringrazio. L'appuntamento è per domani, sempre in questa collocazione. Grazie.